lavoratori autonomi e le partite IVA di cui poco si occupano. Io voglio dire, non ce l'ha col governo perché chiaramente cercano di fare il nostro interesse. Però è difficile capire chi uno stipendio ce l'ha a fine mese e chi non ce l'ha. E chi è chi fa grandi sacrifici, chi è in povertà, chi ha le famiglie che hanno bisogno assoluto. Cioè io anche sono un lavoratore autonomo e quindi la mia vita dipende dal mio lavoro e se non lavoro come faccio? Ci sono i figli che sono disoccupati, ci sono i nipoti, abbiamo bisogno di lavorare tutti. Questo virus maledetto che comunque non passa, che continua, si trasforma, diventa un'altra e un'altra ancora. Dobbiamo imparare a conviverci, dobbiamo curarci, avere tutte le attenzioni possibili e immaginabili, ma non possiamo morire di fame, di nebbia, di paura, di disperazione. Dobbiamo lavorare, dobbiamo riaprire e dare lavoro a tutti quanti, perché ci sono famiglie che sono alla disperazione. Chi li aiuta? Chi li aiuta? Il governo ci deve ascoltare, deve capire le nostre necessità essenziali, fondamentali, vitali. E poi chi pagherà i nostri debiti? Prima c'è stata una ragazza bravissima che ha parlato della fine dei nostri risparmi, di quello che abbiamo risparmiato poco perché siamo tutti lavoratori e dipendiamo dal lavoro, e che i risparmi sono finiti e sono cominciati i debiti. E chi li pagherà? Chi se non lavoriamo? Questo devono capire. Questo è il cuore, questa è l'umanità, questo è il volere del popolo. E anche se il governo pensa di proteggerci chiudendoci in casa e chiudendo tutto, noi lo ringraziamo, però non è quello che vogliamo, non è quello che vogliamo. Noi vogliamo il lavoro, la riapertura dei negozi, delle fabbriche, dei ristoranti, di tutto. Ci sono anche, io appartengo a UNITO, l'associazione dei lavoratori dello spettacolo, e anche sono felice di essere con voi qua. Però gli attori ci fanno la fame, le maestranze e tutta quell'opera, gente, i tecnici che lavorano col teatro, col cinema, con lo spettacolo, loro come fanno? Non ne possiamo più di parole. Vacciniamoci tutti, va bene, è giusto, grazie, però basta parole, vogliamo i fatti! È un grido di libertà che lei...